Benvenuti in Logistics and Analytics Italia. Quest'oggi con il programma open source GeoGebra visualizzeremo la dimostrazione di uno dei teoremi di Thalete, in particolare quello che dice che posta una parallela ad un lato di un triangolo, questa intersecherà gli altri due lati formando dei segmenti che stanno fra loro in un rapporto di proporzionalità diretta. Scegliamo subito l'opzione griglia e scegliamo l'opzione snap to grid per inserire precisamente i nostri oggetti. Per creare il triangolo inseriamo i nostri soliti tre punti, il punto A maiuscolo, B maiuscolo e C maiuscolo, e poi con lo strumento poligono disegniamo il triangolo, sempre chiudendo le figure geometriche piane. Ecco il nostro triangolo, i nostri tre lati A minuscolo, B minuscolo, C minuscolo. Per fare questo inseriremo un punto mobile all'interno del lato A, CB, per creare una parallela mobile al lato C. Inseriamo quindi uno slider e gli diamo come valore da 1 a 17 perché il valore dell'asse X del lato A è 1,17. Inseriamo uno slider, valore da 1 a 17 con un incremento 1. Ovviamente lo slider al momento non ha nessuna funzionalità, ma questo slider diventerà la coordinata X del nuovo punto, chiamiamolo T maiuscolo come Thalete. Due punti aperta parentesi avrà come coordinata X di minuscolo il nostro slider e come coordinata Y 1 perché il lato A sta in coordinata Y 1. Facciamo invio e vediamo che con lo slider abbiamo creato un punto, non so se si riesce a vedere dal video, che si muove secondo il valore dello slider, il punto T maiuscolo. Spostiamo l'etichetta perché certe volte si confondono le etichette. Un attimo, se la riesco a prendere in GeoGebra, non è facilissimo prendere queste etichette. Un attimo, ecco, forse con la freccina è meglio. Adesso creeremo una parallela a C che passi per T. In inglese è il comando line, in italiano è il comando retta. Quindi retta aperta parentesi deve passare per T maiuscolo, virgola C, cioè parallela a C. Ed ecco che abbiamo creato una retta che è parallela a C. Vi ripeto, il comando in italiano è retta, due punti aperta parentesi, T maiuscolo C, cioè passante per C e parallela a T. Adesso sarà sufficiente far intersecare, scegliendo lo strumento intersezione, la retta parallela al lato B e la retta parallela al lato C, al lato A, chiedo scusa, per creare dei punti di intersezione che sono ancora anch'essi mobili. Vedete il punto E e il punto D? Questo ci consentirà di fare le prove con diverse misure dei segmenti. Introduciamo i segmenti con lo strumento segmento, quindi da C a D è il primo segmento, dal punto A al punto D il secondo segmento, da C a E è il terzo segmento, da B ad E è il terzo segmento. Vedete che sono stati creati dei diversi segmenti, sono stati etichettati F, G, H e D, e sempre dato che il punto T è mobile secondo lo slider, vedete che i diversi segmenti hanno misura variabile. Noi vogliamo chiedere allo strumento di far vedere la misura al posto delle etichette. Tasto destro nella lista degli oggetti, proprietà degli oggetti, ricordiamoci che i segmenti si chiamano F, G e H. Quindi F, CTRL G, CTRL H, CTRL I per una selezione multipla e diciamo, fai vedere non solo il nome ma anche il valore. Il valore in questo caso, vedete, è la lunghezza del segmento. Spostiamo come sempre le etichette. Vedete che muovendo lo slider, siccome si muove il punto T e si muove la retta parallela a C, anche i segmenti sono di misura diversa. Adesso possiamo verificare la proporzionalità diretta di questi segmenti, anche se vediamo che GeoGebra ha due decimali, quindi non tornerà precisissimo. Noi vogliamo dimostrare che H sta a I così come F sta a G, cioè il segmento H starà a I come il segmento F starà a G. È sufficiente fare il valore 6 diviso 10, lo facciamo con la calcolatrice, 0,6 e facciamo 6,88, gli altri due segmenti, diviso 11,47. E vedete che torna 0,59 che è approssimato al 0,6. Facciamo, spostiamo sempre per dimostrare, noi continueremo a dimostrare che 11 sta a 5, quindi la lunghezza del segmento H sta alla lunghezza del segmento I, come 12,62 sta a 5,74, la lunghezza del segmento F sta a quella del segmento P. Quindi con la calcolatrice faremo 11 diviso 5
fa 2,2, faremo 12,62 diviso 5,74, uguale 2, penso che sì, ritorna, perché 11 diviso 5, 11 diviso 5, ok, va bene. Allora, abbiamo dimostrato utilizzando uno slider collegato ad un punto mobile in una retta parallela uno dei teoremi di Talese. Grazie per aver visto questo video, al prossimo video di Logistics.